applaudiamo. Brava. Brava. A servizio delle persone in difficoltà, abbiamo consegnato beni di prima necessità, farmaci, ma siamo a disposizione di chiunque ha bisogno. Bravo Ricchi. Bravo Ricchi. Bravo. Fatemi fumare. Aspetta Riccardo, aspetta. Ricchi, prima della sigaretta, perché questo riconoscimento? Questo riconoscimento mi è stato dato in quanto io insieme ai miei amici, insieme alla mia famiglia abbiamo preparato da mangiare per tre ospedali di Milano, portando ogni giorno dall'inizio del lockdown fino a poco prima di maggio che avevamo la maturità, portavamo ogni giorno costantemente da mangiare agli ospedali. Nonostante gli esami? Sì, nonostante gli esami. Che sono andati bene? Sì, sono andati benissimo. Grazie. Il riconoscimento del primo caso di coronavirus autoctono in Italia e in Europa. Quindi ero di guardia a Codogno in terapia intensiva quando ho ricoverato il paziente 1 e ho richiesto il tampone per coronavirus nonostante il paziente non rispecchiasse le caratteristiche. Siamo per lo Spallanzani. Per l'impegno del sistema sanitario, in particolare nell'attività di assistenza, ma soprattutto di ricerca per la lotta al Covid. Per tante mascherine che ho donato, che ho prodotto io e donate, in 58 giorni 15.000 mascherine donate da me, insomma. Da dove vieni? Gallipoli, Lecce. Perché abbiamo isolato il ceppo di coronavirus e faccio parte del team dell'ospedale Sacco. Perché il capo dello Stato vi ha conferito questo onore? vieni qua! Perché non devi aver vergogna! Non mi preoccupare, me lo dice papà, perché è stata così brava sua figlia? È brava perché ha lavorato troppo qua. Papà, ma... Mi assicuro, sono molto contenta. Sono infermiera in Congo, ma qui in Italia sono volontaria della Croce Rossa di Riccione. Quindi da Riccione a Bergamo? Per aiutare. Sì, solo per aiutare, ma sono volontaria. Ho tenuto sempre una fiamma accesa nel forno, ho una pizzeria, poi abbiamo creato un sistema di donazione con i miei produttori per l'ospedale civile di Caserta. Pizza che è un simbolo italiano in questo caso. Certo, la pizza è un simbolo, come la pizza trasformata in pane, l'impasto trasformato in biscotti, voglio tutto quello che si poteva fare in quel momento, chiusi dentro, riuscivamo a produrre e a donare. Nonna di Gallarate. Una volta l'ho trovato in sacrestia. Perché siamo a messa, c'era lui che celebrava messa, sì, e l'Anna mi ha detto mi sa che vogliono... Sì. Mi sono fatto volontario come medico in ospedale, all'ospedale di Busto Arsizio, e ho lavorato 3 mesi e mezzo in equipe Covid subintensiva. Prima di diventare sacerdote mi sono laureato in medicina e sono diventato specialista in medicina interna a Pavia. Poi dopo 12 anni ho ripreso il camice. Chi l'avrebbe mai immaginato? Non è riemerso. Da medico a sacerdote, a medico, ora infatti, sacerdote. Infatti. Sperando che sia finita. Buona giornata. Grazie. Siamo il team dello Spallanzani. Siamo il team dello Spallanzani. Tutti insieme. Sì. Quindi una grande squadra che ha ottenuto grandi risultati. Assolutamente sì. Cercheremo di fare meglio. Siete preoccupati di questa seconda ondata? Diciamo che l'affrontiamo in maniera diversa, ecco, quello sì, sicuramente. Con più impegno. Aspetta che mettiamo la mascherina. Vabbè, siamo evitiamo le multe davanti a... Sono parte del team del Sacco che perfetto. Ha isolato il ceppo del coronavirus. Posso bene che inquadrarlo perché... Certo, ci mancherebbe. Ok. Anche da parte di tutti quanti, diciamo, cavalieri nominati oggi, che ognuno ha dato veramente il proprio contributo. Come ha detto qui il Presidente della Repubblica, non è solo medici, infermieri, che sicuramente, ma tutto quanto la popolazione. E quando siete arrivati a voi, cioè, qual è stata la prima sensazione che ha provato? Cioè, da medico, però, comunque... Beh, la paura è stata messa da parte subito, perché in realtà era necessario riorganizzare un po' tutta l'attività lavorativa, quindi ci siamo concentrati su quello e abbiamo lasciato un po' da parte la tensione e tutte le altre emozioni negative. Ho scritto una lettera al 118 di Pesaro, San Salvatore, l'ospedale, e
e con la lettera ho anche donato delle carte prepagate. Allora io sono una cassiera e quindi ho fatto quello che potevo, comunque ho dato 3 tessere prepagate dall'importo di 250 euro.